Buonasera, iniziamo lo studio del secondo libro dei Nevi'im Rishonim, dei profeti anteriori. Oggi volevo iniziare con voi a fare una breve introduzione sul libro dei giudici, appunto il libro degli Shofetim, che sarà l'argomento che affronteremo. Durante questo primo incontro pensavo di fare una introduzione generale e poi vedere molto brevemente i primi capitoli del libro. Negli incontri successivi pensavo di affrontare alcune fra le figure principali dei giudici, quelli più famosi e più conosciuti, di modo tale da dare di dare un'idea generale sul libro. Il libro di Shofetim è un libro molto, molto interessante. E forse poco conosciuto, perché si trova nei Nevi'im Rishonim, appunto all'interno dei profeti anteriori, e segue il libro di Yehoshua, che è stato affrontato dallo Somech durante gli incontri precedenti. Il libro di Yehoshua si conclude con la morte di Giosuè, e già qui noi in qualche modo possiamo comprendere quello che sta per succedere, sta per affliggere il popolo ebraico. Perché questo? Perché se pensiamo al quadro che abbiamo alla fine della Torah, alla fine del libro dei Devarim, quello che abbiamo alla fine del libro di Giosuè, ci accorgeremo di una differenza fondamentale. Perché? Perché la Torah si conclude con un incarico già affidato a Giosuè. Kadosh Baruch Hu già aveva previsto, già addirittura dal libro di Bamidbar, dalla Parashah di Pinhas, che Yoshua avrebbe preso il posto di Moshe Rabbeinu. Chiaramente ci troviamo di fronte a dei capi molto, molto differenti. Moshe Rabbeinu viene considerato come Pene Chama, come il volto del sole, potremmo dire, mentre Yoshua come Pene Levana, come la luna. Quindi ci troviamo di fronte effettivamente ad una leadership differente. Moshe brilla di luce propria. Yoshua invece sembra vivere di luce riflessa, ma nel momento stesso in cui Moshe scompare da questo mondo, muore, già l'incarico di Yoshua è ben chiaro e la sua leadership non viene messa in discussione. Quando muore Yoshua invece ci troviamo di fronte ad una situazione differente, perché la sua successione non è chiarita, e per questo all'inizio del libro di Yoshua, di Shofetim, del libro dei giudici, ma vedremo questa situazione, poi si porterà avanti con il tempo, non è chiaro chi assumerà il potere all'interno di Israele. Nel deserto avevamo una situazione nuovamente chiara, avevamo Moshe Rabbeinu, avevamo Kadosh Baruch Hu, una presenza divina continua all'interno della vita del popolo ebraico. Abbiamo dei miracoli continui che assistono il popolo ebraico. Adesso che il popolo ebraico si insedia, ci aspetteremo una situazione differente. Questo era già stato prefigurato ampiamente nella Torah. Con l'ingresso in terra di Israele, le condizioni di vita del popolo ebraico muteranno in maniera molto, molto importante, e quindi quella condizione nella quale c'era un miracolo continuo ad assistere il popolo ebraico non la troviamo più. In terra di Israele il popolo ebraico dovrà coltivare la terra, lavorarla, raccoglierne i frutti e sostanzialmente appoggiarsi sul proprio lavoro per il proprio sostentamento, e anche le guerre che poi il popolo ebraico dovrà condurre saranno delle guerre che risponderanno in qualche modo alle logiche della guerra, delle logiche naturali e non sovrannaturali come era stato nel deserto e come era stato nelle prime guerre di Giosuè. Nel libro dei giudici non troveremo ciò che abbiamo incontrato
nel libro di Giosuè, ad esempio, se pensiamo alla conquista di Gerico. Cosa ci saremmo aspettati all'inizio del libro? Ci saremmo aspettati un popolo che ha conquistato una buona porzione della terra di Israele. Cosa ci saremmo aspettati? Che il popolo ebraico avrebbe completato in tempi rapidi questa conquista. E ora sarebbe dovuto passare alla seconda parte del programma. Un popolo che rispetta le leggi della Torah all'interno della propria terra. Questo era il programma divino. C'è una Gemara molto interessante in Masechet Nedarim, la quale sostiene che il Tanakh, la Bibbia ebraica, doveva essere composta solamente di sei libri, sostanzialmente, di cinque libri della Torah e poi del libro di Yoshua, che appunto descriveva la conquista di Eretz Israel. E invece sappiamo che le cose non sono andate così. Abbiamo trovato poi tanti altri libri all'interno del Tanakh. Per quale motivo? Perché il popolo ebraico non si è attenuto evidentemente a questo programma, non ha rispettato la Torah, e per questo ci sono state una serie di vicissitudini che hanno condotto ad una situazione totalmente differente. E appunto la prima parte di questo processo di allontanamento da parte del popolo ebraico, una fase molto lunga, la troviamo all'interno del libro dei giudici. Libro molto, molto interessante, un libro che ha tanta action. Ci sono tanti episodi molto, molto interessanti. Potremmo dire addirittura anche splatter sotto certi punti di vista. Ciò che risulta molto chiaro già a partire dall'inizio del libro è il fatto che senza un programma politico ben preciso, la conseguenza per il popolo ebraico è quello dello sfilacciamento e della distruzione poi del popolo ebraico. Distruzione millantata, cioè la fine della storia di Israele fortunatamente continuerà, ma con molti episodi avversi all'interno del libro dei giudici. Ci troviamo di fronte ad una situazione in cui emergono dei leader politici, di volta in volta dei leader militari, che esercitano una forza carismatica, appunto questi giudici, Shofetim, che guidano il popolo ebraico e permettono al popolo di salvarsi di fronte alle situazioni avverse. Da dove nascono queste situazioni avverse? Nascono sostanzialmente da una corruzione morale. Questo Moshe Rabbeinu già l'aveva previsto ampiamente alla fine del libro di Devarim. Nella parasha di Asinu, Moshe Rabbeinu aveva previsto che il popolo ebraico si sarebbe prostituito andando dietro alle divinità straniere. Questo perché? Perché progetto di conquistare tutta quanta la terra di Israele in maniera estremamente rapida non riesce. E quindi il libro di Josua sostanzialmente si conclude con nulla di fatto, vale a dire la terra di Israele viene conquistata in buona parte, ma ci sono delle chiazze, delle zone in cui le popolazioni locali continuano a vivere. Questa interazione tra il popolo di Israele e le altre popolazioni ha delle conseguenze assolutamente distruttive per il popolo ebraico, sia a livello della convivenza appunto fra i popoli, sia da un punto di vista strettamente religioso, perché il popolo ebraico segue queste divinità straniere e inizia appunto a fare idolatria, cosa considerata gravissima dalla Torah. E tutto quanto il libro dei giudici quindi deve essere considerato come un programma a posteriori. Con il libro di Giosuè non si riesce ad arrivare alla conquista completa e ci troviamo quindi di fronte a queste varie zone all'interno della terra di Israele non conquistate, che saranno poi di volta in volta delle zone di crisi che porteranno a situazioni difficili da affrontare. E quindi il libro dei giudici si presenta come una
critica nei confronti del popolo ebraico per via dei propri comportamenti. Tutti quanti i Nevi'im, i profeti, hanno la funzione generale di ammonire il popolo ebraico per i suoi comportamenti. Anche il libro dei Giudici, anche se questo aspetto non risulta essere molto chiaro immediatamente leggendo il libro, perché appunto uno è preso dagli aspetti più eclatanti all'interno del libro, è proprio questo, cioè quello di mostrare quali possono essere i problemi di fronte ad una organizzazione politica carente come quella che incontriamo all'interno del libro dei giudici. Per questo troviamo un ritornello che è quello che leggiamo proprio nell'ultimo verso del libro, ma lo incontriamo tante altre volte. No? Bayamim Ahem, siamo appunto nell'ultimo versetto del capitolo 21, dell'ultimo capitolo del libro dei giudici. Bayamim Ahem, El Melech be Israel, Ish Ayashar ben Avi Aaseh. In quei giorni non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli piaceva. E questo ritornello, appunto, ci mostra qual è la considerazione. Il momento in cui il popolo di Israele potrà ottenere dei successi militari, potrà condurre una vita tranquilla all'interno della propria terra, sarà quando avremo una monarchia unificata, con i due principali re della monarchia unificata, con il re David e con il re Shlomo. Shaul è un altro discorso che poi verrà affrontato appunto quando verranno studiati i Nevi'im Rishonim. Scusate, quando verrà studiato il libro di Samuele, e quindi verrà studiato il tema della monarchia unificata in Israele. Quindi attraverso questo ritornello noi possiamo capire qual è la considerazione di quello che avviene all'interno del libro. Libro che alla fine costituisce un ponte. Il libro di Shofetim si pone tra l'epoca di Mosè e Yoshua, come abbiamo visto, e quella dei Melachim. Ci troviamo in un momento in cui non abbiamo più i grandi miracoli che accompagnano la vita del popolo di Israele nel deserto, e non abbiamo più neanche ancora la grandezza dei re. E ci troviamo di fronte ad un periodo storico estremamente lungo. Il periodo dei giudici tradizionalmente dura 400 anni, poi gli storici hanno dei problemi ad inquadrare esattamente il quadro cronologico di questa epoca e far tornare i conti. Tradizionalmente il libro di Shofetim, il libro dei giudici, secondo un brano molto famoso nella Gemara, in Masechet Bavavatra, Daf Yud Dalet Amud Bet, pagina 14b, considera Shmuel, il profeta Samuele, come l'autore del suo libro, appunto del libro omonimo, del libro di Shmuel, del libro di Shofetim e del libro di Ruth. Shmuel tradizionalmente è pure quello che poi chiude l'epoca dei giudici, cioè effettivamente la storia di Samuele viene introdotta all'inizio del libro omonimo, appunto primo libro di Samuele, ma appunto Shmuel concettualmente è da considerarsi pure come l'ultimo dei giudici, perché con lui finisce questo periodo ed inizia il periodo della monarchia con il re Shaul. Shmuel è quello che traghetta poi all'atto pratico il popolo verso il regno, verso la monarchia. Il legame con il libro di Ruth invece è estremamente chiaro ed immediato. Basti pensare proprio all'esordio del libro di Ruth. Libro di Ruth, che abbiamo letto alcuni giorni fa a Shavuot, inizia con le parole Vayibi Meshefot HaShofetim. Avvenne al tempo in cui i giudici governavano. Quindi questo testo, il libro di Ruth, è stato inquadrato cronologicamente nel periodo dei giudici, e quindi il
legame appunto fra queste due epoche è abbastanza immediato e per questo anche i Chachamim sono stati portati ad attribuire questo testo a Shmuel HaNavi, al profeta Samuele. Qui in questo primo versetto del libro di Ruth i Chachamim danno due insegnamenti molto interessanti. Uno è una considerazione negativa generale rispetto al periodo dei giudici. Perché anzitutto attraverso questo termine Vayikra che apre il libro. Il libro di Ruth è accomunato con un'altra Megillah, con la Megillah di Esther, che inizia con la stessa parola Vayikra. Dicono i Chachamim che quando noi troviamo questa parola, la parola Vayikra, non dobbiamo aspettarci nulla di buono. C'è anche forse un senso onomatopeico che è collegato a questo fatto. Il termine Vayikra sembra ricordare un lamento. E poi abbiamo una divisione. Il Tanakh avrebbe potuto tranquillamente dire Vayi bimei ha-Shofetim, e fu al tempo dei giudici, perché viene detto bimei Shvot ha-Shofetim, nel tempo in cui del giudizio dei giudici. Spiegano i Chachamim perché questo si riferisce a quella generazione che giudica i propri leader, i propri giudici. Cioè, quando noi ci troviamo in una situazione del genere, quando abbiamo il popolo che arriva a giudicare i propri capi, anche a fronte di una inadeguatezza dei capi stessi, non dobbiamo aspettarci nulla di buono. E questo è quello che avviene, secondo i Chachamim, quando si parla di questo periodo. E appunto l'insegnamento del legame che c'è tra l'inizio di Ruth e quello della Megillat Esther lo troviamo in Masechet Megillah a pagina 10a. Il libro, come dicevamo, abbonda di scene per stomaci forti. Questo lo vediamo già all'inizio del libro di Shofetim. Nel primissimo capitolo troviamo degli elementi estremamente interessanti. Come dicevamo, Yoshua non ha in quel momento un successore designato. Il libro di Shoftim dei giudici si apre proprio con questa domanda: chi è che seguirà a Yoshua e chi in qualche modo potrà continuare la conquista della terra di Israele? Appunto il primo versetto dice così: Vayechare mot Yoshua, e qui il legame con il libro di Yoshua ugualmente va sottolineato, cioè come il libro di Yoshua si apre con la morte di Moshe Rabbeinu. Pensiamo appunto proprio all'inizio del libro di Yoshua, Vayechare mot Moshe Eved Hashem. Qui ci troviamo di fronte alla morte di Yoshua, no? Vayechare mot Yoshua, e abbiamo una domanda attraverso strumenti divinatori da parte del popolo di Israele. Vaishalu ben Israel ba Hashem lehemor. Punto I figli di Israele consultarono il Signore dicendo, qual è la domanda? Chi di noi si muoverà per primo contro i cananei per combattere? Appunto la domanda che si pone in questo versetto è: chi andrà per affrontare i popoli circostanti e completare la conquista della terra di Israele? E qui nella risposta che dà Kadosh Baruch Hu viene prefigurata in qualche modo la storia successiva, e viene prefigurata poi anche l'istituzione del regno. La risposta è data da Kadosh Baruch Hu, Yehuda Yahaleh, la prima tribù che dovrà muoversi per contrastare i popoli circostanti è la tribù di Yehuda. Innenna tatti ataretz biyado. Ecco, ho dato la terra in mano sua. E troviamo qui alcuni riferimenti molto interessanti. Intanto Yehuda all'interno del primo capitolo accomuna a sé un'altra tribù che poi scomparirà dalla storia di Israele, che è la tribù di Shimon praticamente. Yehuda e Shimon iniziano a intraprendere questa guerra. Yehuda e Shimon saranno poi quelle tribù che conquisteranno la parte
meridionale della terra di Israele. Ricordo che poi, quando avremo la divisione del regno, appunto, la parte meridionale verrà chiamata appunto Giuda, cioè tutto quanto Israele verrà diviso in due parti, la parte settentrionale con capitale Shomron accumulerà 10 tribù che verrà chiamata il regno di Israele, e la parte invece meridionale, con la divisione del regno, appunto prenderà il nome di regno di Yehudà, regno di Giuda, perché appunto Giuda sarà la tribù che conquisterà questo territorio, che poi avrà una vita più lunga rispetto a quella del regno di Israele. E un primo aspetto importante è quello della conquista di Gerusalemme. Conquista che poi non sarà completa, perché poi, come vedremo, gli Ebusei si insedieranno in questa terra, in questa città. E c'è un riferimento interessante all'inizio del libro ad un re che si chiama Adonibesek. Appunto, c'è scritto nel primo capitolo: Adonibesek trovarono Adonibesek e combatterono contro di lui e sconfissero i cananei perisei. Quindi, anzitutto, Yehuda ottiene un successo militare. Rispetto a questa guerra c'era una grossa attesa. Perché bisognava vedere a questo punto se il successo militare che aveva caratterizzato sostanzialmente le conquiste di Yehoshua sarebbe poi continuato anche all'interno di questo periodo. E appunto, sia da parte ebraica sia da parte delle altre popolazioni c'erano grosse aspettative. E questa prima guerra contro Adonibesek finisce con una vittoria. Adonibesek dice: il libro si diede alla fuga, lo inseguirono, lo presero e gli tagliarono i pollici delle mani e gli alluci dei piedi. Qui troviamo appunto questa immagine estremamente forte, riferita a questo re Adonibesek. E troviamo poi all'interno del libro altre scene molto forti. Pensiamo ad esempio alla morte di Eglon, poi della quale parleremo successivamente, collegata al giudice Ehud, Jael che uccide Sisera, una donna che poi spacca in testa una macina ad Abimelech, l'epilogo della storia di Shimshon, estremamente famoso e proverbiale: muoia Sansone con tutti i filistei. E troviamo questo tema estremamente duro, che è il tema dello smembramento, che in qualche modo funge da cornice al libro, cioè come Adonibesek, come questo re viene mutilato all'inizio del libro. Poi alla fine troviamo un'altra storia terribile, che è quella del Pilegesh Bedivah, della concubina che viene smembrata alla fine del libro dei giudici, per intraprendere una guerra fra tutte quante la tribù e la tribù di Beniamino. Questo è un tema che non riusciremo probabilmente ad affrontare nella nostra carrellata, ma una storia terribile, che poi darà luogo storicamente alla festa di Tu B'Av, così come narrato alla fine di Masechet Ta'anit nella Gemara. Appunto, in questa storia nuovamente troviamo l'idea dello smembramento di un corpo che deve condurre ad una unificazione. Yehuda, attraverso questo gesto, vuole in qualche modo unire attorno a sé tutte quante le tribù di Israele. Ugualmente, poi in negativo, alla fine del libro avremo questa storia della Pilegesh Bekiva, che servirà ad unire contro la tribù di Beniamino tutte quante le tribù di Israele. Qui all'interno dei primi due capitoli del libro di Sofarim, in qualche modo possiamo cogliere il peccato originale che avrebbe portato poi a delle conseguenze disastrose. Qual è questo peccato? È quello della negligenza nella conquista della terra di Israele. Come abbiamo detto, la conquista non riesce ad essere completa, e questa mancata conquista di Israele è il peccato che poi causerà tutte quante le altre colpe del popolo ebraico, in modo particolare la colpa
dell'idolatria, che appunto porterà delle conseguenze disastrose all'interno del libro. Nel capitolo 2 troviamo uno schema estremamente interessante, che è quello che poi fungerà da cartina al tornasole per tutti quanti i giudici che incontreremo all'interno del libro. Nel libro dei giudici abbiamo 12 figure, appunto di Shofetim, che vengono divisi tradizionalmente tra profeti maggiori e giudici maggiori e giudici minori. Nel capitolo 2 troviamo uno schema che è quello di peccato, assoggettamento, pentimento e salvezza. Cioè, all'interno di tutti quanti i giudici maggiori noi troveremo questi aspetti che verranno affrontati poi dal libro in maniera differente, e questo ci potrà dare poi l'idea all'interno del libro di un declino continuo che va dall'inizio del libro, dove vedremo una situazione abbastanza buona, tutto sommato, con i primi giudici, con Otniel e Ehud, che poi gradualmente, andando avanti con il discorso, peggiorerà sempre di più, e le storie terribili che poi incontreremo alla fine del libro serviranno a darci un'idea ancora più chiara di questo declino morale. Alcuni commentatori, parlando di questi ultimi capitoli del libro, appunto i capitoli riferiti alla statua di Micah, a Pilev Shbekivah, che ricordavamo prima, e la guerra contro Beniamin, ritengono che questi capitoli in realtà facciamo riferimento a una fase arcaica all'interno del periodo dei giudici, solamente che appunto vengono poi descritti alla fine per dare idea, proprio per via della gravità di quanto descritto, vengono descritti alla fine del libro per dare l'idea di questo declino continuo. Appunto nel capitolo 2 leggo alcuni versetti, viene descritto questo schema fondamentale. Allora i figli di Israele fecero ciò che dispiace al Signore e servirono i Baal. Quindi abbiamo il tema della idolatria. Abbandonarono il Signore Dio dei loro padri, che aveva tratti dalla terra d'Egitto, e andarono dietro altri dei, dietro dei dei popoli che stavano intorno a loro, si prostrarono ad essi e fecero adirare il Signore. Essi abbandonarono dunque il Signore e servirono il Baal e le Astarti, quindi delle figure di divinità delle altre popolazioni. Allora l'ira del Signore divampò contro Israele e lo consegnò in mano dei popoli che lo predarono, e lo vendette ai suoi nemici che gli stavano intorno, ed il popolo di Israele non poté più resistere di fronte ai suoi nemici. Ogni volta uscivano in battaglia, il Signore li colpiva duramente, come ha detto il Signore, e come il Signore aveva giurato loro, ed essi si trovavano in grave distretta. Quindi il tema dell'assoggettamento alle altre popolazioni viene considerato come un fenomeno che è causato da Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu abbandona il popolo ebraico per via dei suoi comportamenti, e quindi gli altri popoli hanno facilmente l'opportunità poi di assoggettare il popolo ebraico. E vedremo che all'interno della storia dei giudici ci sono varie popolazioni che poi assoggettano il popolo ebraico. La conseguenza qual è? Che il popolo ebraico poi si rivolge a Kadosh Baruch Hu attraverso un lamento, attraverso un gemito che viene ascoltato. Allora il Signore faceva sorgere dei giudici e questi salvavano il popolo da quelli che lo predavano. Ma il popolo non dava retta neppure ai giudici, perché fornicava dietro altri dei e si prostrava ad essi. Si allontanava subito dalla strada in cui erano andati i suoi padri, ascoltando i precetti del Signore, e non faceva così. E quando il Signore faceva sorgere dei giudici per il popolo, il Signore aiutava ogni giudice e salvava il popolo dai suoi nemici durante tutta la vita del giudice, poiché il Signore si pentiva del male fatto ad esso, quando esso lo pregava di salvarlo dai suoi oppressori e dai suoi nemici.
Quindi, come vediamo, abbiamo un peccato, abbiamo il pentimento, l'assoggettamento, il pentimento del popolo ebraico, arriva un giudice e sostanzialmente durante la vita del giudice abbiamo una situazione tranquilla per il popolo ebraico, ma quando poi il giudice muore, allora lo schema si riapre, ma quando il giudice moriva, tornava a corrompersi peggio dei suoi padri, andando dietro a dei stranieri, servendoli e prosternandosi ad essi. Non trascurava nulla delle cattive azioni e dell'ostinatezza dei suoi padri. L'ira del Signore si accendeva allora contro Israele e diceva: siccome questo popolo ha violato il mio patto che avevo imposto ai suoi padri e non dà retta alla mia voce, io da parte mia non caccerò più davanti ad esso nessuno dei popoli che Giosuè non aveva fatto in tempo a cacciare prima della sua morte. Per mettere alla prova per mezzo di essi Israele, osservano la vendicata dal Signore, seguendola come l'avevano osservata. Osservata i suoi padri. Il Signore lasciò dunque quei popoli senza cacciarli presto e non li diede in mano di Giosuè. E quindi da questo comportamento del popolo ebraico deriva tutta quanta questa storia che si ripete tante volte all'interno del libro di Giudici. La parte centrale all'interno del libro, quindi 14 capitoli nel libro, sono destinati alla descrizione di queste figure degli Shofetim. Negli ultimi 5 capitoli del libro, come dicevamo, abbiamo invece la descrizione dei 3 peccati capitali. Pesel b'Micah, appunto, l'idolo di Micah, per quanto riguarda l'idolatria, appunto in questi capitoli troviamo il peccato della Vodasara, dell'idolatria, poi con la Bilagesh Bekivah, il Gilui HaRayot, quindi dei comportamenti incestuosi, e poi nella guerra contro Beniamin, l'omicidio. Quindi i 3 peccati più gravi all'interno della nostra tradizione vengono descritti all'interno degli ultimi questi 5 capitoli del libro. Abbiamo detto alla fine del libro proprio per mostrare il declino morale che aveva caratterizzato il popolo ebraico. Il libro, come ricordavamo, si apre con la domanda: chi affronterà questa situazione? Già all'inizio del libro è chiaro che c'è qualcosa che non va. Diciamo, Yoshua non ha un erede designato. È necessario qualcuno che possa compattare il popolo ebraico. Yoshua si era rivelato come un condottiero del popolo ebraico unificato. Ora serviva qualcuno che guidasse la conquista a qualsiasi prezzo. E ora all'inizio del libro è necessario cercare dei volontari e viene individuata la tribù di Yehudà a livello collettivo. C'è un ritornello all'interno dell'inizio del libro che è l'Orishu. Appunto, il popolo ebraico non aveva preso possesso di determinate parti della terra di Israele. Ahare Mot Yehoshua, dopo la morte di Yehoshua. Il libro di Giosuè aveva descritto un successo inarrestabile. Con la morte di Yehoshua iniziano le difficoltà. È necessario, questo possiamo imparare, avere sempre delle nuove sfide e dei nuovi stimoli. Con Yoshua le cose andavano sostanzialmente bene, il popolo ebraico otteneva successi militari continui e sembrava non poter perdere. Con la morte di Yoshua qualcosa si ferma. È necessario avere appunto dei nuovi stimoli che il popolo ebraico non riesce più a trovare. Emerge l'idea che non c'è un leader adatto per qualsiasi situazione. Qui nel periodo dei giudici troviamo dei leader differenti, con delle caratteristiche molto diverse fra di loro. Ciascuno affronta i problemi in maniera differente, in maniera adatta per il proprio tempo, e poi con la propria morte lascia il passo ad un altro leader. E quindi troviamo una situazione in continuo divenire all'interno del libro dei giudici. Con i prossimi incontri, quindi, inizieremo a vedere le prime
figure, anzitutto quella figura di Othniel e Ehud e Deborah. Rapidamente, di volta in volta, cercheremo di descrivere quindi ciascuna di queste figure molto, molto importanti e molto interessanti. Come vedremo, ciascuna figura di giudice ci presenterà un modello differente di leadership. Leadership carismatica, questo è un aspetto molto importante, mentre in altri frangenti della storia ebraica troveremo dei leader ereditari, qui vediamo invece dei leader che sorgono spontaneamente e attraverso questo carisma riescono ad unificare almeno temporaneamente il popolo di Israele. Buonasera a tutti.